di indossare perché per via delle forti luci non riesco. Le forti luci mi impediscono di vedervi bene, per cui lasciatemela indossare. I'm extremely happy having opportunity to share some of my belief or my thought to share with you. As Mr. Gorbachev mentioned, with the cars and different sort of non-material, come il presidente Gorbachev ha molto menzionato, le cose stanno cambiando in modo molto rapido. Uno di questi aspetti del cambiamento mondiale è il fatto che la popolazione sta incrementandosi, specialmente quelle delle aree più povere. Questo comunque è anche, diciamo, la dimensione nelle parti del pianeta dove vi sono comunque aree più sviluppate. Ora, per via di questo, l'economia globale è manifestatamente interdipendente. Questo significa che non vi è più una condizione dell'individuo, dell'essere umano, come totalmente isolata da altri esseri umani, una nazione che è totalmente autonoma e non dipendente da altri stati. Ora la situazione è di così manifesta interconnessione che possiamo quindi percepirla come una situazione globale. Quindi il genere umano tutto è unito, lo si dovrebbe vedere, come un'unica famiglia. Questo risulta nel fatto che la distruzione del proprio vicino in realtà dà adito alla propria distruzione, al proprio malessere, e naturalmente quindi il benessere del proprio vicino corrisponderà a un proprio benessere, per cui lo stesso concetto di guerra è diventato anacronistico. Make compromise. That's the only way. One side victory, one side defeat is impossible. Quindi in un conflitto una parte che possa emergere come totalmente vittoriosa e l'altra che sia totalmente in perdita e sconfitta, questo è completamente fuori luogo. E in questa prospettiva di più profonda interconnessione tra i paesi è necessario un approccio di mediazione e di dialogo. E voi, la nuova generazione, siete proprio coloro che siete responsabili di promuovere questo approccio di dialogo e di mediazione. Now, in order to create a peaceful world, a new century, century of Dharma, one important factor is, as already Gorbachev is mentioned, education, knowledge. Ora, per creare la pace nel mondo, un elemento fondamentale è, come già il presidente Gorbachev ha menzionato, la conoscenza attraverso appunto l'educazione. Dovete voi, giovani, utilizzare ogni opportunità per poter acquisire il più vasto patrimonio di conoscenza possibile. I think a very important period for study between 7, 8. Ora non conosco l'esperienza di Gorbachev, ma la mia è che fino più o meno fino ai 15 anni non ero uno studente moderno, non ero in realtà molto entusiasta dello studio. Prime sort of age, years, I remain a very, very lazy student. Not much interest for study, only for play. I'm wondering Gorbachev's own experience. Allora il presidente Gorbachev ha appunto detto stavi ricevendo la conoscenza dall'alto, dal cielo.
As I said, it's seriousness study. Ora, lo studio è molto importante, ma è, come dire, nel acquisire tale conoscenza dai vostri tutori, dai vostri insegnanti, come ha già detto il Presidente Gorbaciov, deve essere integrato con un elemento fondamentale che è la vostra intelligenza, il vostro senso critico. I have some of my friends, or the PhD, they have some sort of also that. E alcuni PhD, professori che conoscono, nonostante abbiano e siano dotati quindi di una conoscenza teorica, in realtà hanno acquisito tale conferimento, diciamo, ma non hanno integrato tale conoscenza dentro di loro. Per cui fate in modo che tale conoscenza apra il vostro intelletto. So that's important. One factor. Quando analizzate ogni soggetto, è importante investigarlo in un modo tridimensionale, in altre parole osservare tale contesto da differenti punti di vista. Nell'immediato, quando osservate un certo contenuto, un certo soggetto, può apparirvi principalmente un suo aspetto negativo, svantaggioso. Ma questo è solo perché se ci concentriamo unicamente da quel punto di vista non riusciamo a osservarne invece i benefici. È solo questione di sviluppare l'abilità di osservare un contesto, una realtà, da tutti i differenti punti di vista. Per cui questo è qualcosa che vi esorto a fare, sviluppate l'abilità di vedere in un modo più olistico, in un modo più globale, ogni punto di vista di una realtà. Cercate quindi di osservare inoltre che ogni cosa deve coesistere all'essere dipendente ad altri avvenimenti. Quindi le cose non sorgono mai in un modo autonomo, non esistono mai in un modo autonomo, ma esistono per via di una interconnessione, di una interdipendenza. Questo dal punto di vista buddista viene appunto menzionato come la legge che sta alla base del sorgere fenomenico, cioè il sorgere delle cose per via di una causa d'effetto, per via di una interdipendenza. Questo è quello che, come dire, è la teoria filosofica che sta alla base di tutti i sistemi di religione non deistica, dove appunto non è presente la visione del creatore, ma il sorgere della realtà lo si deve a questa interconnessione e interdipendenza tra i fenomeni, e a sviluppare un'attitudine più realistica rispetto al mondo, una conoscenza più obiettiva e una look that from wider perspective. That's about education. And what is ethics? Moral ethics. Parliamo quindi di morale, di etica. Credo che dal punto di vista buddista, ora o dal mio punto di vista, naturalmente io sono un monaco buddista, quindi possiamo dire che in qualche modo sono influenzato dall'educazione che ho ricevuto. Ora, poi voi stessi giudicherete se le mie affermazioni sono condizionate o meno. Questo lo deciderete voi. Certo, come dire, si dovrebbe essere completamente imparziali, per cui come un mio amico scienziato spesso afferma, non si deve mai essere troppo influenzati, non si deve mai avere una propensione predominante verso la propria area di studio, e quindi anche il mio punto di vista dovrebbe essere in qualche modo libero da condizionamenti di sorta. In ogni caso, quindi, quando parlo di etica e di moralità, e cerco di farlo sempre in modo incondizionato, ed è pertanto per questo che cerco di promuovere una etica laica. Ora, l'etica è di fatto una qualità mentale.
perché una parte della nostra mente è costituita da quelli che sono gli stati emotivi. Gli stati emotivi sono importanti perché sono ciò che ci motivano ad agire. In altre parole, quindi, quelli che sono le nostre azioni, le azioni distruttive e le azioni costruttive, sono entrambe promosse dalle emozioni che governano in quel momento la nostra coscienza, la nostra mente. Diventa quindi importante educare la propria mente in termini di avere una predominanza di stati emotivi positivi che danno adito ad azioni costruttive piuttosto che il contrario. Questo perché se il nostro desiderio è quello di avere successo e di avere e di sperimentare felicità, deve anche implicare l'avere una mente positiva piuttosto che negativa, avere quindi degli atti, dare adito ad azioni che siano diciamo preposti al benessere altrui. Non ci può quindi essere la ricerca del proprio benessere a costo della felicità altrui. Questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento molto miope, pensare quindi di poter ottenere la propria felicità a costo del benessere altrui è qualcosa che solo menti anguste possono pensare possibile. Questo perché la vera felicità, il vero benessere, per via del fatto che siamo esseri sociali, deve necessariamente passare attraverso il benessere comune, il benessere sociale. E da qui quindi una visione in qualche modo ecologica, il ricercare il benessere quale tema fondamentale, elemento fondamentale della massa e quindi il benessere sociale per poter essere se stessi felici. Tutto questo parte e viene reso possibile dall'avere un certo atteggiamento morale, quindi una certa propensione positiva interiore. Ora, per quanto riguarda questo, cioè il promuovere, lo sviluppare un atteggiamento positivo e morale negli individui, alcuni miei amici sostengono che debba necessariamente fondarsi sulla fede religiosa, però io questo non lo credo necessario. Io credo anzi che sia necessario promuovere negli individui lo svilupparsi di dei valori laici, di un'etica laica e secolare. Which bring benefit to community. That action is ethical action. That action must come from mental ethics, moral ethics. So now here, some people, some my friend, more religious minded, now they say, they have the view, moral ethics must be based on religious faith. I do not agree that. There must be secular ethics without touching, without for religious concept, not based on religious faith.